Ciao a tutti ragazzi, bentornati. Io sono la Fra e oggi vorrei tornare a parlare di Death Stranding. Questo perché recentemente in un'intervista a IGN, Hideo Kojima in persona ha rivelato dei dettagli molto importanti che riguardano sia la trama che il gameplay del suo nuovo gioco. Ora vorrei prima di tutto soffermarmi con voi sulle motivazioni che l'hanno spinto a dire così tanto sul suo videogioco. Ha rivelato così tanto che a un certo punto dell'intervista lui stesso ha detto basta, non parlo più perché sto davvero dicendo troppo. Quindi alcuni dettagli che ha detto sono davvero interessanti e riguardano cose che abbiamo visto nel nuovo trailer di Death Stranding, quindi il terzo trailer mostrato, quello mostrato ai Game Awards 2017. Io penso che la motivazione che l'abbia spinto a parlare così tanto di Death Stranding purtroppo siano le accuse che spesso subisce sul suo metodo di produzione dei videogiochi. Infatti sui social molte volte, lui è attivo sui social quindi legge quello che i fan scrivono, e molte volte viene accusato di essere lento nella produzione e di essere troppo criptico con i suoi trailer. Allora, prima di tutto ha voluto specificare che secondo la sua visione lui non è affatto lento nella produzione, perché comunque qualsiasi videogioco di AAA richiede dai 3 ai 5 anni e lui ha addirittura affermato di essere, secondo la sua visione, piuttosto veloce nella produzione di un videogioco di questo calibro. Inoltre, quando gli è stato detto scherzosamente che il suo livello di follia raggiunge quello di Stanley Kubrick, lui prima di tutto ovviamente ha detto di essere onorato per questo paragone, ma poi ha voluto subito specificare che la sua non è follia, in quanto ogni dettaglio mostrato nel trailer di Death Stranding avrà perfettamente senso, tutto tornerà, troverà il suo posto, e dopo 5 o 6 ore di gameplay di Death Stranding il giocatore finalmente capirà tutto quello che ha visto nel trailer. Quindi questo davvero mi rincuora tantissimo, perché io adoro le trame molto complicate, però allo stesso tempo voglio che tutto torni perfettamente, che non ci siano cose troppo aperte. Quindi questo mi ha fatto molto piacere. Ora, detto questo, vorrei soffermarmi sulle rivelazioni che Kojima ha fatto durante la sua intervista. Prima di tutto ha rivelato che la morte sarà una componente fondamentale sia della trama che del gameplay. Questo era già intuibile visto che Death, morte, è contenuto addirittura nel titolo del nuovo gioco. Sembra che la morte non sarà la conclusione del gioco, ma bensì una fase di gioco. Questa sembra una cosa molto innovativa, ovviamente bisogna vedere come verrà sviluppata, ma Kojima ha detto che la parte del trailer che abbiamo visto, quindi quella in cui Norman Reedus galleggia completamente nudo, sarà la schermata di continua. Quindi la classica schermata di continua che esiste praticamente in tutti i videogiochi ha subito una grande variazione, quindi sembra proprio un'innovazione. Ci sarà una possibilità addirittura di esplorarla, quindi sarà un'area di gioco esplorabile in prima persona. Noi potremo recuperare degli oggetti, probabilmente gli oggetti che abbiamo perso con la nostra morte o qualcosa di nuovo, ancora è troppo presto per dirlo. E ci sarà un countdown. Questo countdown sarà un tempo limitato in cui noi possiamo esplorare, dopodiché potremo scegliere se tornare nel mondo dei vivi. Quindi, dopo che è stata fatta questa rivelazione sulla schermata di continua, si è alimentata tantissimo la teoria che vede Death Stranding completamente privo di HUD. Quindi una schermata completamente libera che favorisce molto di più l'immedesimazione col personaggio e che non prevede nessuna barra dello stato e cose varie. Quindi questo era già intuibile dal fatto che il braccialetto indossato dai personaggi segnava lo stato di salute, mentre il braccio posizionato sulla spalla dei personaggi indicava la presenza dei nemici. Quindi questo poteva essere molto interessante se noi, ovviamente giocando in terza persona, possiamo osservare il braccialetto e il braccio e capire quindi cosa sta succedendo intorno al personaggio e come il personaggio sta al suo stato di salute senza avere delle barre fastidiose sullo schermo. Inoltre, se viene completamente eliminata la schermata di continua e ci sarà invece quest'area esplorabile, sarà molto più immersivo il gioco. Questa cosa mi intriga moltissimo. Al di là di questo, una cosa che mi ha colpito molto è stata la storia del countdown presente nella schermata di continua e quindi la possibilità per il giocatore di tornare nel mondo dei vivi. Ora, la prima cosa che mi sono chiesta quando ho letto questa intervista è: se io decidessi di non tornare nel mondo dei vivi, che cosa potrebbe succedere? Quindi quello che ho pensato è il fatto che in Death Stranding possano esistere diverse dimensioni. Questa teoria era già stata sviluppata dopo l'uscita del secondo trailer, quando diversi youtuber avevano accostato il primo trailer e il secondo e avevano dimostrato che probabilmente ritraevano lo stesso momento su due piani dell'esistenza diversi. Ora, questa teoria è molto interessante ed è stata alimentata anche dal terzo trailer, che mostra lo stesso posto, quindi il posto dove avviene l'incidente con il camion, prima completamente privo di acqua e poi completamente immerso nell'acqua che sembra il fondo di un oceano. Questo potrebbe far pensare all'esistenza di due dimensioni e lo stesso posto ci viene mostrato prima in una e poi nell'altra.
Allo stesso modo, dopo la morte, magari il personaggio potrà scegliere dove continuare il gameplay, quindi su un piano o sull'altro. Questo sarebbe molto interessante e sicuramente sarebbe molto innovativo. Un altro dettaglio che potrebbe alimentare questa teoria è stato rilasciato da Kojima stesso. Infatti Kojima ha parlato della pioggia nel terzo trailer di Death Stranding, dicendo che la pioggia che fa invecchiare il personaggio incastrato sotto al furgone in realtà è un fenomeno chiamato Time Fall. Quindi è una pioggia che cade dal cielo ma che non proviene da quel mondo, proviene da un altro mondo. E quindi questo farebbe pensare ancora di più la presenza effettivamente di diverse dimensioni spazio-temporali. Alla fine la teoria che vedeva Death Stranding parlare di sbalzi spazio-temporali, buchi neri, era già stata alimentata tantissimo quando erano state individuate le equazioni presenti sopra la collanina che Norman Reedus indossava nel primo trailer e che erano state attribuite proprio a teorie su buchi neri. Quindi sarebbe molto molto plausibile pensare che il gioco tratterà di questo. Un'altra cosa che Kojima si è lasciato sfuggire è il fatto che Sam, quindi Norman Reedus, il personaggio interpretato da Norman Reedus, di cui abbiamo scoperto il nome proprio nell'ultimo trailer, è immune alla pioggia. Ora, questa cosa è molto importante, ci fa capire davvero quanto Sam sia speciale, per diverse ragioni. Quindi quello che io penso, a differenza di molti che hanno fatto teorie, è che non esistano più personaggi giocabili in Death Stranding, ma che il personaggio sarà solo Sam, quindi Norman Reedus, e che gli altri personaggi che abbiamo visto probabilmente saranno altri personaggi, ma non giocabili. Per spiegarci bene come funziona il concetto della schermata di continua, di morte e di respawn in Death Stranding, Kojima ha parlato del cratere che si è formato nell'ultimo trailer. Ora, ha fatto notare che noi vediamo la schermata di continua, quindi siamo consapevoli che l'esplosione che c'è stata nel trailer ha ucciso il personaggio di Norman Reedus. Lui è morto, si ritrova nella schermata di continua e il bambino, in qualche modo, lo fa respawnare. Ora, dopo che lui è respawnato, il cratere causato dall'esplosione che l'ha ucciso esiste. Quindi il tempo non è tornato indietro, non bisogna rigiocare gli stessi eventi che ci hanno condotto alla morte cercando di sopravvivere, ma il tempo è avanzato, noi vediamo lo stesso cratere che è stato formato dall'esplosione e Norman Reedus lo osserva. Ora, questa cosa è molto interessante perché Kojima ha specificato una cosa, ha specificato che ogni giocatore avrà un mondo diverso a seconda di quante esplosioni e quanti crateri ci saranno all'interno del suo mondo. Questa cosa mi ha fatto pensare al fatto che l'esplosione alla quale noi assistiamo sia un evento non unico all'interno del gioco, ma sia l'evento che ci può far scegliere appunto da che parte giocare, quindi su quale piano dimensionale andare a continuare il nostro gameplay. In questo caso, quindi, dopo un'esplosione noi potremmo scegliere ogni volta su quale piano esistenziale, quindi in quale modalità giocare, diciamo. Ovviamente ci sono davvero troppi pochi elementi per parlarne ora, però ci sono davvero delle cose che Kojima ha detto che mi hanno fatto davvero pensare a questo. Allo stesso modo, proprio per il fatto che esista questa sorta di tendenza, quindi di possibilità, se scegliere di giocare in una modalità o nell'altra, mi ha fatto pensare che questo gioco potrebbe tranquillamente, visto che Kojima comunque ha ammesso diverse volte di apprezzarlo, avere più finali. Una delle cose che mi attira maggiormente su Death Stranding è la gravità. Quindi noi vediamo diversi eventi che portano la gravità a comportarsi in maniera molto particolare, addirittura ad invertirsi. Ovviamente questo era evidente già dal primo trailer, perché alla fine del primo trailer vedevamo 5 figure completamente sospese nell'aria, che sembravano volare, ma vedendo i trailer successivi è evidente che qui non si parla di volo semplicemente, ma proprio di gravità. Siccome comunque penso che Death Stranding tratterà diverse tematiche riguardanti la fisica, mi sembra abbastanza plausibile pensare che la gravità sia un elemento abbastanza importante nel gioco, se non nel gameplay. Anche nel secondo trailer avevamo visto qualcosa di molto interessante, infatti il personaggio di Mads Mikkelsen indossava una bussola. E da un certo punto questa bussola aveva iniziato ad impazzire, quindi la bussola ovviamente segnava il nord, a un certo punto iniziava a girare su se stessa, come se ci fosse stato qualcosa a disturbarla. Con il terzo trailer il concetto di gravità è diventato molto molto più chiaro, infatti vediamo addirittura proprio chiaramente la gravità invertirsi. Questo nella scena in cui un personaggio cerca di suicidarsi, si sta per sparare in testa, non riesce proprio per il fatto che esattamente in quel momento in cui preme il grilletto
la gravità si inverte, lui si ritrova a testa in giù e inizia a fluttuare verso l'alto. Una cosa che mi è stata fatta notare da un ragazzo nei commenti sotto al mio precedente video è il fatto che non solo la gravità si inverte in quella scena, ma anche nella scena in cui vedremo il fondale dell'oceano, le balene e tutti i pesci presenti sulla scena sono in realtà a testa in giù, quindi stanno nuotando completamente invertiti. Quindi quando mi è stata fatta notare questa cosa, ho provato a ragionare moltissimo su come la gravità vari all'interno di quel trailer, ma non sono riuscita a trovare degli elementi che mi hanno fatto sviluppare una teoria ben precisa. Io sono sicura comunque che questa cosa sarà importantissima, e soprattutto sarà molto importante il fatto che l'unico personaggio a non subire questi effetti, sia quando è in acqua che quando invece l'acqua non si è ancora sollevata ma si è semplicemente invertita la gravità, sia Norman Reedus. Un altro elemento che sarà sicuramente importante oltre alla morte è sicuramente l'acqua, perché oltre al fatto che il titolo stesso, come vi avevo detto, contiene la parola morte ma riferito a morte per spiaggiamento, tutti e tre i trailer sono ambientati, o almeno sembra siano ambientati, in letti di mari o fiumi svuotati dall'acqua. Quindi il primo trailer era evidente come fosse, se non il fondo di un oceano svuotato, comunque una spiaggia in cui si erano arenati tutti i vari animali. Nel secondo trailer invece siamo in un canale, perché comunque si capisce che è un canale che doveva essere pieno d'acqua, ci sono anche lì creature marine, quindi creature acquatiche morte, c'è ancora un po' di rimasuglio d'acqua, ed è molto interessante il fatto che il liquido nero appaia sempre al posto dell'acqua, quindi dove una volta c'era l'acqua poi si riempie di questo liquido nero. Io non so se questo sarà un caso, non so se l'ambientazione sarà tutta molto simile a questa, quindi in realtà non c'è una vera motivazione che vede il liquido nero sostituirsi all'acqua, oppure invece se è un dettaglio che avrà delle ripercussioni sulla storia molto grandi. Per adesso ovviamente rimane una teoria, un dettaglio notato così. Ok, io spero che questo video sia risultato interessante e spero che sia utile magari per chi non aveva seguito bene anche le rivelazioni fatte da Kojima, che ripeto sono davvero davvero interessanti. Speriamo più che altro che Kojima non inizi davvero a dire troppo su questo gioco e che soprattutto le cose che dice siano poi attendibili, ecco, che non cerchi di sviare un pochino i fan, perché sinceramente non mi stupirebbe se lui cercasse di fare una cosa del genere. Per adesso ci salutiamo e ci riaggiorniamo quando ci saranno altre news oppure quando uscirà un video che farò sulle mie teorie, ma per questo davvero ci vorrà tempo perché le devo ancora sviluppare. Per adesso ho rivisto il video talmente tante volte dell'ultimo trailer che adesso ho le idee molto più confuse, devo fare molto più ordine mentale prima di fare un video sulle teorie. Io vi ringrazio, come al solito, e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti!